Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo video. Quest'oggi cosa faremo? Non faremo altro che cercare di ingrandire come sempre la nostra prigione. Quindi come prima cosa, visto che l'abbiamo finalmente sbloccato tramite la burocrazia, assumiamo il nostro primo psicologo, perché se ne posso assumere anche più di uno. Come vedete, per dire, direttore 1 al massimo, capitano 1 al massimo e caposquadra 1 al massimo. Gli altri invece sono a numero aperto, ne puoi assumere quanti ne vuoi. Avendo assunto lo psicologo, abbiamo guadagnato qualche fondo. Vediamo subito se c'è una qualche sovvenzione che ci potrebbe piacere. Raggiungere i 50 posti. Si può fare? Ma sì, facciamolo. Così ci vengono dati immediatamente 10.000 crediti. E noi nel frattempo ci dedichiamo alla creazione di nuovi posti per i nostri detenuti. Quindi, sempre 12 di larghezza. A lunghezza invece non mi interessa. Può essere quello che può essere. Non ho preferenze. Perché poi alla fine, se è poco più lunga o poco più corta, a me cambia ben poco. L'importante è che sia 12, perché come ho potuto vedere qui è perfetta per la grandezza delle celle di cui abbiamo bisogno. Quindi adesso porterò tutti i tubi, i fili e così via qui in zona e poi vedremo il da farsi. Mentre i nostri muratori continuano a costruire quella che sarà una nuova zona detenzione, mi è venuto in mente di fare, visto che abbiamo sbloccato quella cosa mano d'opera, di andare su programmi, corso di sicurezza in officina. Non lo possiamo fare perché non abbiamo un'officina, ma quello di cucina sì, perché abbiamo una cucina. Questo è un corso che si svolge in cucina, dura 2 ore e c'è bisogno di qualcuno volontario e così via. No, fascia oraria, come no fascia oraria? Vuol dire che non ho capito. La sessione dura 2 ore, volontari, pratico facile. No, fascia oraria, probabilmente, vuol dire, dov'è? Regolamento. Vuol dire che non c'è un qualche cosa, un momento in cui possono fare la lezione. Non so il motivo, quindi boh. È cambiato qualcosa? No. Che minchia vuol dire? Ok, ho capito qual era il problema. In pratica, dov'è? Lavori. Regolamento. Bisogna mettere lavorare. Quando tu metti lavorare. No, niente, ho detto lavorare, porca puttana. Ok, quando va a mettere lavorare? Si fa un momento in cui dove sta programmi. E ti dà il momento in cui loro possono andare a lavorare. E cioè, seguire il corso per loro è come andare a lavorare. Cioè, sono di deficienti, nulla facenti, non gli fate fare una minchia. E quindi per loro è come andare a lavorare. Quindi facciamo uno e due. Lavorare 2 volte. E dov'era che non mi ricordo? Programma. Riorganizza calendario. Ecco, è così possiamo fare il tutto ben 2 volte al dì. Poi, un'altra cosa che avevo pensato, dov'è? Logistica. Se clicchiamo su logistica possiamo fare lavoratori massimi 7. Quando i nostri lavoratori avranno una qualifica adeguata, allora potranno cucinare loro e quindi noi non dovremo per forza assumere nuovi cuochi, ma cucineranno dei veri e propri no, dipendenti. Che succede? Ah, sì, hanno finito di costruire Wazon, ok. Lavoreranno dei veri e propri detenuti. E qui invece abbiamo la pulizia. E per la pulizia ne mettiamo 8, che è il numero massimo. E ok, adesso stanno cominciando a lavorare. Poi, non so se ve l'avevo fatto vedere l'ultima volta, ma qui quando la corrente. Quando abbiamo troppe lampadine, la corrente salta. Salta perché non abbiamo abbastanza tensione. Quindi noi mettiamo questi qui, tanto i fondi ce lo permettono. E grazie a questi qui la centrale elettrica reggerà più corrente, ne fornirà di più e quindi non salterà. Perché adesso probabilmente nel momento in cui noi avremmo collegato tutto quanto,
la corrente sarebbe saltata assai. Però io sto chiedendo, mi chiedo perché qui non c'è corrente. Boh, facciamo così. Così perlomeno ci arriva la corrente e va tutto bene. Oh, e adesso, visto che siamo riusciti a creare questa zona, facciamo come prima, copia e incolla. Quindi partiamo da qui e facciamo così. Muro compreso partendo da sotto. Quindi, muro compreso partendo da sotto. Uno. E il 2 no, fondi insufficienti. Ah, che cavolo. Quindi possiamo sbloccare un'altra sovvenzione? No, tutte e tre ancora attive, porca pupazza. E vabbè, ci toccherà aspettare che finiscano. Poi un'altra cosa che mi era venuta in mente da fare era spostare la zona aria e zona doccia qui sopra, su questa zona. In maniera tale da creare dalla parte sotto tutte le zone detenzioni possibili e inimmaginabili e dalla parte sopra tutte le zone ricreative e così via. È una cosa che faremo poi quando avremo abbastanza fondi. Oh, ed ecco qui che stanno arrivando altri detenuti e che bello, così almeno mi hanno portato un pochino di soldi che potremo... abbiamo anche uno di quelli ai quali bisogna stare particolarmente attenti perché ha una maglietta rossa. Forse? No, sicurezza normale. È solo una maglietta che aveva così. Perché le categorie di detenuti vengono divise in tre. Ci sono, eccoli qui, quelli a pericolo basso, medio e alto. Quelli a pericolo basso sono vestiti di grigio, quello a pericolo alto di arancione e quelli a pericolo, cioè quelli a pericolo normale arancione e quelli a pericolo alto di rosso. Pensavo che forse magari era uno di quelli, però a quanto pare non è così. Quindi comunque adesso che abbiamo ottenuto altri fondi possiamo fare ancora copia e incolla. Se non ricordo male, bisogna fare così, giusto? Giustissimo. Ok. Adesso che abbiamo qualche fondo, anche se non sono tantissimi, ma è sempre comunque meglio di niente, vorrei mettere delle fondamenta qui sotto, innanzitutto, per poter ingrandire questa zona. E devo mettere per forza una porta. Giusto, giusto. Scusate, scusate. E una volta che verrà fatto tutto questo, creerò qui una zona dove verranno i visitatori a parlare. Ecco, 29 famiglie in attesa di visitare. Wow! Ciò vuol dire che sono veramente tante le famiglie che vogliono visitare i nostri detenuti. Quindi, quando i nostri lavoratori si decidono a fare quello che io ho detto, porca zozza puttana, dai. È una cosa di oggi, possibilmente. Oh, ecco qui. Adesso che finiscono, se finiscono, quando si decidono. Dai, ma che state aspettando? Oh, finito, no? Oh, adesso posso demolire questo muro che mi è inutile. Ripongo questa porta che riutilizzerò dopo. Ok, adesso il muro è stato demolito, quindi possiamo creare un muro noi in modo tale da fare un posto di riunione un pochino più grande. Quindi all'incirca farò una cosa così. Magari facciamo così, dai. Ok, qui metteremo la porta che abbiamo riposto prima. E qui andremo su colloqui. Faremo, selezioneremo tutta quanta l'area. E 3, perfetto. E adesso cosa manca? Tavolo visitatori. Mettiamo tavoli visitatori come piovesse. 1, 2. Possono stare anche uno attaccato all'altro, tanto
I nostri detenuti ci passano senza problemi. Ho finito i soldi. E vabbè. Aspetteremo un attimo. E come potete vedere, i primi visitatori stanno venendo a visitare i nostri bei detenuti. Così il numero qui, 21 famiglie in attesa di visitare, comincia piano piano a diminuire. E adesso sono 21 e sono pure parecchie rispetto a quelle che avremo in futuro, perché adesso ne abbiamo solo 60 di detenuti, ma quando ne avremo 200-300 sarà veramente un casino. Comunque ragazzi, penso che per oggi possa bastare qui e noi ci rivediamo nel prossimo video. Time is getting short now.